oggi è lunedì, inizio di una nuova settimana. Sto mettendo le scarpine, quelle che ho messo anche ieri. Le ho ritirate fuori e me ne sono innamorata. Queste le avevo prese da H&M un po' di tempo fa. E adesso non trovo più ballerine così belle da H&M. Comunque, sono le 8:55. Io oggi ho lezione dalle 10 alle 12 di marketing. Mi sono fatta un po' una tabella da sola. E quindi sono ricorsissima perché io esco più o meno un'ora prima della lezione. Mancano 5 minuti a un'ora prima della lezione. Quindi l'unica cosa che riesco a mangiare stamattina sono loro. Questi li ho presi proprio per quando sono stra di fretta. Loro oppure le barrette di Fitvia, però non me le ha inviate, le ho provate da Deborah. Ragazzi, sono la fine del mondo, devo assolutamente comprare. Sorry, dicevo che sono la fine del mondo e devo assolutamente comprarmele. Tanto mi mangio questo qui, questo è un cornetto integrale al miele della Misura e le cose della Misura sono veramente integrali, quindi non sono fake. Da bere mi porto lui, il Superfruit Detox Drink. Questo qui me lo porto direttamente con me all'università. Ho il presentimento che faccia abbastanza caldo, non caldo, ma abbastanza caldo, quindi direi che va bene con le mezze maniche. Sì, il letto è sfatto, lo lascio così a prendere aria. Poi quando torno lo rifaccio, tanto non torno tra tantissimo tempo. Occhiali in testa come segno di riconoscimento. E adesso mi vado a fare un attimo un minimo di decenza. Allora, vediamo. Da così a così. Non sono in ritardo di più. E noi ci vediamo dopo. Sono tornata dall'università. Ho fatto le mie 2 ore di marketing. Aspettate che chiudo la finestra. Sono un po' oleosa. Non ho messo il fondotinta, ma ho messo un correttore. Ragazzi, è un problema questa pelle grassa. È veramente un problema. Volevo vedere un pochino gli ingredienti di questo tè. Beh, top. Pensavo ci fosse lo zucchero. Invece c'è lo sciroppo d'agave per dolcificare. Perché è un sacco dolce, è molto buono. Adesso sono le. Sarà le 2:20. Come è diventato le 2:20? Ok, che sono stata un po' al telefono con Carolina, un po' con Kevin, ma come sono diventate le 2:20? Devo decisamente pensare che cosa farmi per pranzo. Ah, c'è l'insalata che la mangiamo stasera. Se dovrei vedere qualcosa da freezer, forse mi faccio questo, che è un burger vegetariano con i cavolfiori, creato, costruito da, composto da cavolfiori e i bastoncini di spinaci. Mi faccio un mix di questi due, va. Abbiamo finito la verdura fresca, è rimasta soltanto la frutta qui, mele e banane, una zucchina. Ecco, la zucchina magari. La zucchina la faccio perché altrimenti poi diventa troppo vecchia. Perché sono comunque verdure che avevamo preso un po' di tempo fa. Ho già messo. Dopo volevo mettere uno smalto a queste unghie che ho fatto proprio super nude. Quindi voglio metterci uno smalto. Scelgo lo smalto. Facciamo così: prendo tutta la selezione degli smalti che ho. Ho fatto da poco un declutter di smalti, tipo prima dell'estate. Tanto me lo metto qui in cucina. Magari aprendo la finestra, così esce tutta la puzza di smalto. Nicola di solito fa questa cosa che voglio copiargli. Cioè, ad esempio, no? Questo qui, il... ah, ce l'ha. No, vabbè, ragazzi. E qui dentro ci sono pezzi di Coca-Cola. Vi devo raccontare cosa è successo, vi devo assolutamente raccontare. Comunque, prima che vi racconto, faccio un attimo questa cosa. Lui prende un pezzo di carta da forno, così va bene. E la mette sulla padella come fosse una teglia e ci cuoce le cose così, senza olio, senza niente, così non viene fritto. Niente, praticamente perché ho trovato dei pezzi di Coca-Cola zero ghiacciati nel freezer dentro la cosa del burger al cavolfiore. Quando abbiamo fatto la cena di inaugurazione con i miei amici, quindi non sabato questo, quello prima, il ragazzo di Deborah ha portato due Coca-Cola zero da
che era 2 litri, erano molto grandi. Quando è arrivato, Nicola e lui si sono salutati e quindi hanno messo insieme, o comunque l'ha messa Nicola, con, cioè gli unici che sapevano di questa cosa, da quello che ho capito, erano Nicola e Luca, ragazzi di Deborah. Hanno messo la Coca-Cola Zero in freezer per farla raffreddare velocemente. Una poi l'hanno tirata fuori e l'abbiamo bevuta. Io nemmeno sono riuscita a berla perché è finita subito. Infatti a tavola a un certo punto volevo dire: ma di Coca-Cola solo questa c'era? Ho detto vabbè, faccio i cavoli miei, bevo acqua e sti cavoli. Invece era meglio se parlavo. Alle 5 e mezza di mattina si sente un botto e praticamente io rimango a dormire, cioè io quando dormo dormo, quindi non me ne ero accorta. Ho sentito il rumore, ma non forte forte. Invece Nicola mi fa: amo, ha sentito che botto? Ho fatto no. Lui ovviamente da uomo mi dice: vai a vedere cos'è. Cioè uno sente alle 5 e mezza di mattina un botto, lo sente lui, mi sveglia a me e mi dice di andare io a vedere, a controllare. Cioè scrivetegliene almeno 4 nei commenti, ditegliene 4. Comunque vabbè, alla fine mi alzo, e non lo sta a sentire, mi alzo, vado in cucina, vedo la porta del freezer. Noi abbiamo il freezer con il frigo, quello intero, e poi un pozzetto a parte, si chiama così, un congelatore. Vedo la porta aperta e dico: ma hai lasciato il congelatore aperto? Ma no. Quindi si alza anche lui, dopo aver appurato che non erano ladri, e vediamo che per terra c'erano due o tre pezzi di un cassetto, e c'era un buco in il cassetto. Adesso vi farò vedere, dal quale sbucava questa Coca-Cola Zero. E dico: ma c'era un'altra Coca-Cola Zero in freezer? E quindi che succede? Apriamo, davanti era normale, era dietro che era esplosa, quindi aveva fatto effetto razzo, quindi dietro si era completamente aperta ed era esplosa, e davanti aveva bucato il cassetto e aperto il freezer, lo sportello. Si è andato a giro le zucchine. E vabbè, quindi a un certo punto Nicola nel sonno, io me ne ero accorta come stava messa la bottiglia, cioè non potevi tirarla, usciva tutto, bisognava levare bene il cassetto e aprire la bottiglia per evitare che uscisse tutto quello che c'era dentro congelato. Nicola invece non se ne è accorta, ha tirato la bottiglia dietro, sceso tutto quello che c'era dentro, tutti ovviamente i pezzi di Coca-Cola enormi, ghiacciati, e siccome stava nel secondo cassetto e sono 4, si è sporcato il secondo, il terzo, il quarto, sporcati quasi tutti, e siamo stati la sera lì a pulire. Anche poi per terra abbiamo pulito il giorno, la sera stessa e il giorno stesso, perché la Coca-Cola è molto, ok che era zero, però era molto appiccicosa lo stesso. Ma soprattutto è andata, come avete visto, nel cibo, nelle cose da mangiare, ovunque. Abbiamo dovuto pulire in fretta e comunque era caldo, era una giornata calda, anche se era la mattina alle 5 e mezza, faceva caldo, e quindi si è squagliata ovunque, ragazzi. È stato... mi ricorderò per sempre questa inaugurazione. Vabbè, adesso direi che pranzo. Nel frattempo lo smalto lo scelgo dopo, e mentre pranzo vorrei vedermi Uomini e Donne. Che orario? Ci saranno i giovani? Si spera di sì. Niente, c'è ancora la pubblicità. Intanto che facciamo? Scegliamo insieme il colore? Io vorrei una roba nude, tipo una di questi due. Avevo ricevuto recentemente un colore che mi piaceva da morire. Dove l'ho messo? Che l'avevo visto, ho detto: cavolo, peccato che io al momento faccio il gel, altrimenti l'avrei messo sicuramente. Fammelo mettere da parte. Ah, poi ho questo rose gold particolare che ho preso a Parigi, l'ultima volta che ci sono stata. Se no c'è lui, carino. Questo è di Barry M, questo mi convince molto, linea jelly, preso a Londra un sacco di tempo fa, ma sembra che, io quando ho fatto il declutter li ho controllati tutti, sembra ancora ottimo, e meglio di questo Essence, che invece non avendo la pallina dentro non si smuove nemmeno il prodotto che c'è all'interno. Di H&M, anche questo è abbastanza vecchiotto, però vi ripeto, li ho controllati. E è di questo, di questo color fango. Ho voglia di una cosa sempre nude, però più sul marrone che sul rosato. Vi faccio votare sulle Insta Stories. Però questo qui, ma che lo vedo bene al sole, un po' marrone cacca. No, questo non ci piace. Devo andare a prendere l'altro, perché sicuramente l'ho messo da qualche parte. Poi tengo fuori anche il top coat di Delphi. Top, si è cercato un top coat della vita. Terzo colore l'ho trovato,
era di The Body Shop ed è questo qui, bellissimo, vi dico il colore, è il numero 730. La cottura consigliata da Nicola ha dato i suoi frutti. Certo, c'è una puzza di bruciato che viene dalla carta forno, però non ti sporca neanche la padella. Mi sembra un ottimo metodo. Vi chiederò sulle Insta Stories di votare sotto l'ultima foto. Ma questo ha dei riflessi oro, figo, non li avevo visti. Ragazzi, io devo mettermi lo smalto, voglio mettere lo smalto e sono indecisa tra queste tre colorazioni. Quindi adesso darò un emoji a ciascuna di loro. Voi votate sotto l'ultima foto Instagram nei commenti e io vedrò nella prossima mezz'ora la più votata e la metterò nel blog. Ok, adesso devo oggettivamente dare un emoji a ciascuna di loro. Quindi faremo emoji della zucca, emoji del fantasma, sì, facciamo tutto tema Halloween, e emoji alieno. Penso che si capisca a quale corrisponde ciascun emoji, no? Sì, 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 alla grande. È iniziato uomini e donne. Ma c'è Mario? Mario opinionista? Update, adesso mi aspetta tutto ciò. Ho messo a posto la stanza, ma non i vestiti, quindi devo dedicarmici. Sono stata più di un'ora a lavorare al vlog di ieri, che quindi manderò online stasera alle 8. Domani sera invece vedrete questo alle 8. Insomma, vediamo se riusciamo a fare alle 8 di ogni sera, calcolando che, conoscendomi, sicuramente delle giornate non riuscirò, ecco, a pubblicare alle 8. Per quanto riguarda lo smalto, adesso sto vedendo tantissime zucchette, che è l'emoji che avevo dato a un altro smalto, un'altra colorazione, che era quella che piaceva tanto anche a me di The Body Shop. Però io ovviamente conto soltanto i commenti pubblici sotto le foto di Instagram, perché i direct è diverso, no? Invece scorri i commenti pubblici e visivamente ti fai un occhio se ci sono più emoji in un modo o più emoji in un altro. E comunque stava vincendo l'alieno, cioè questo qui, che infatti ho messo e si chiama SG042. Non mi sembra che abbia un nome. Della linea Hyper Gel di Model Zone, questo qui preso a Londra, ma dovrebbe esserci anche su ASOS, su altri siti. Magari se lo trovo ve lo lascio qui sotto. E questo qui è il risultato. Era un sacco che non mi mettevo lo smalto da sola ed è una cosa che mi piace tanto fare. Vabbè, adesso ho lavato i piatti, ho messo ad esportare il vlog, almeno la prima esportazione, poi la seconda la farò tra poco. Ho finito il mio super fruit, quindi lo butto. Piaciuto tanto, tanto, tanto tutto ciò. Volevo farvi vedere il buco che si è creato nel freezer, quello di cui vi ho parlato prima. Salve. Salve. Solo questo. Se mi metto a posto e mi do una sistemata, vorrei girare un video per mercoledì, quindi per voi domani. Non so voi, ma per me l'orario del tramonto è il peggiore per quello che riguarda la vista. Cioè, tipo, se è l'orario del tramonto, mi fa malissimo stare al computer, guardare la TV, leggere. Mi dà veramente tantissimo fastidio la vista. Comunque sono le 6:30, ormai il sole tramonta a quest'ora, mamma mia, l'estate tramontava alle 8. E non sono andata avanti molto, la camera è ancora in disordine. Sono straoleosa, è una cosa veramente indecente. Io non devo trovare una buona crema da giorno, perché effettivamente ho finito sia la crema eterea di Nivea Cosmetics che la luminosa di Lush. Finito, dobbiamo creare la nuova playlist di ottobre, vediamo un po'. Non riesco a creare una nuova playlist. Ma non è normale questa cosa. Oh, guardate che oggi mi arrabbia. Nuova playlist. Ok. October. Sembra tipo l'highlight. È una cosa impressionante. Guardate qua. Cioè, siete il riflesso della mia finestra. Sono stanca di avere la pelle così grassa, ragazzi. Cioè, sul viso è un disagio. Immaginate. Domani dovrò fare andata all'università, ritorno, e poi di nuovo andare all'università e tornare a casa tipo tardissimo. Perché devo seguire una lezione che finisce, cioè inizia alle 5 e finisce alle 8. E come non sono riuscita a fare oggi il video per mercoledì, immagino che lo farò domani. La cosa mi scoccia perché avrei voluto farlo oggi, però il problema è che
non me la sento, cioè io voglio girare i video soltanto quando me la sento, solo quando sto bene, sono presa bene, sono contenta. Non che sia successo qualcosa di brutto, soltanto che sto un po' presa male per questa cosa della pelle grassissima. Quindi comunque non è che posso ritoccare il trucco, devo truccarmi da zero, cioè struccare e ritoccare tutto. E non sono nel mood, cioè devo essere nel mood, capite? Quindi non mi sento nel mood. Voglio ancora mettere a posto la stanza, assolutamente tutti i vestiti, non voglio vedere quel casino. E voglio spolverare prima che arriva Nicola, che lui come me è allergico alla polvere, ma lui proprio in maniera molto forte. Quindi voglio sempre spolverargli la parte sua del comodino, quella lì. E così poi arriva, ci prepariamo una cosa per cena, volevamo fare tipo l'insalata, vabbè tanto lo vedrete insieme a noi. E così ci vediamo il Grande Fratello con calma, lo commento insieme a voi su Twitter. Ho bisogno di una cosa un po' più chill, anche perché mi scoppia la testa dopo che sono stata tutto questo tempo al computer, sono ormai 3 ore. La mia ossessione, ovvero le veline, queste qui le devo avere tipo in ogni stanza, cioè le amo. E queste, guardate quanto sono belle, sono proprio a tema autunnale con tutte queste foglie. Qui procede lo smaltimento vestiti, ne vedete il doppio perché sono arrivati anche quelli che erano del video, come si chiama? I 10 must have autunnali, insomma. Se non l'avete visto ve lo lascio qui in alto. E quindi sono arrivati anche loro da mettere a posto, visto che ancora non li avevo messi a posto. E manca anche poco così all'inizio del Grande Fratello, al ritorno di Nicola dalla palestra e al momento in cui dobbiamo cenare, quindi devo sbrigarmi. Questa è la mia reazione quando ricevo una mail bellissima. Cenetta! No, io dicevo a Marco che magari lui scherzava. È Grande Fratello. Ciao, ma stiamo facendo la scherziamo su altro. Potevo pure promuovere io. Ma hai visto solo che alzi, dai. Da parte tua un gesto di generosità. E che so, te ne sei racconta, io ho dopo Schweizer. No, non si fa la vita così. Che amore che sei. Allora sai che ti amo molto. Quando? Molto. No, il Grande Fratello ancora non è finito, ma sta per finire il Grande Fratello. È successo un casino stasera. Ne sono successi veramente di ogni colore, di ogni colore. Da Marco Predolina, Giulia De Bellis, di tutto. Quindi fatemi sapere nei commenti, ragazzi, voi che seguite i ragazzi il Grande Fratello VIP, cosa ne pensate, se siete d'accordo, se non siete d'accordo. Io assolutamente d'accordo con l'espulsione di Marco Predolin. Marilyn, tu dovevi farmi vedere una cosa che dovevamo rispondere, vero? Sì, dobbiamo. Questa tipa qui ha scritto. Ma dove? Sul mio Instagram. Ah, ha scritto. Su Instagram di Stilatore, che sta arrivando ai 1000. Già arrivato ai 1000. Infatti. Quindi si avvicina al giveaway dei 2000? Esattamente, chi va con i 2000? Giorgia Nicola me. Nicola me. Giorgia, ah no, no, ok. Giorgia Nicola me. Giorgia Nicola me è stata praticamente la numero 1000. Sì, è stata la numero 1000 di oggi 2 ottobre. E quindi la citiamo nel nostro vloggino. In questo vloggino. Ciao Giorgia, la millesima. Mentre invece la zia Rachel, sì, fantastico. Stiamo parlando con te, Rachel. Esatto, ci chiede dei quadri di... Si scrive così? Sì, leggi un po', scusa. Ci chiede dei quadri che abbiamo preso. Quindi si leggi la però stanza. Le domande. Mi chiedevo se li avete comprati o se è una collaborazione e come vi siete trovati con la spedizione, se avete pagato dogana, eccetera, eccetera. Noi abbiamo fatto un po' tutti e due, cioè abbiamo avuto sia una collaborazione con loro... Abbiamo aggiunto per prendere altra roba. Ho pagato tramite PayPal, se non sbaglio. Però la cosa importante di Desegno qual è? Che Desegno tra poco, non so tra quanto, ma ve lo farò sapere su Instagram, lancia il sito italiano, desegno.it proprio. Ah, ok. Quindi sta per lanciare il sito italiano. Al momento potete acquistare sul .com. Io però ho pagato... la spedizione comunque è stata velocissima. È stata velocissima, io ho pagato la mia parte in più. Avevo un codice sconto praticamente, cioè non è un codice sconto, era un voucher che era valido un tot di dollari, no? Niente dogana, anche se non so da dove arriva il pacco, sono sincera, però a questo punto credo che non arrivi dall'America, anzi, no, sarà comunque una roba europea perché... Sì, per arrivare in così poco tempo. Esatto.
Era dall'Inghilterra o dalla Germania? Sì, secondo me è uno di questi paesi. No, secondo me per essere queste cose di design sarà cosa su, di forse design, scandinavo. Padre, secondo me sì, roba scandinava. E quindi, no, niente dogana. Niente, ragazzi, secondo me stavo dicendo prima, stavo pensando che arrivato ai 2000 ti dovrei veramente inventare qualcosa da, per fare un giveaway. Qualcosa da dare in regalo te lo dovrei inventare, lo dovrei tirare fuori dal cappello magico. E vabbè, ragazzi, niente, oggi, cioè, no, oggi, adesso stavo editando il vlog di oggi. Stavo editando la prima parte, che domani non ho moltissimo tempo. E mi stavo lamentando della mia pelle grassa. Però... Sei un lamento continuo. Sì, però ho pensato allo stesso tempo che chi ha la pelle grassa in realtà avrà le rughe molto più tardi. Questa è una cosa da sapere, mi raccomando. Quindi non togliete mai il sebo sul vostro viso senza dare altra idratazione o nutrizione alla pelle. Nutrizione o nutrimento? Io da finire di vedere il Grande Fratello, ma tipo penso che vedrò 5-10 minuti nemmeno e vengo qui a fare compagnia a Nerino, a fare le ninne. Ci vediamo domani con un nuovo Vlogtober. Vlogtober. E niente, adesso poi mi vado a sbirciare qualche commento per vedere cosa ne pensate del divano di Ikea. Ciao ragazzi.